Il gelato degli artisti è il gelato dell'Elba. Le gelaterie sono a Procchio e a Portoferraio. Fratello, perché non apriamo un negozio di surf qua giù? Torna a grande richiesta la rassegna cinematografica dedicata ai film d'autore del cinema Nello Santi di Portoferraio. Per il terzo anno consecutivo quindi si rinnova l'appuntamento con i film più apprezzati dalla critica e premiati ai festival più importanti del cinema, da Cannes a Venezia. Saranno 9 i titoli della rassegna che inizierà giovedì 6 ottobre e si concluderà giovedì 1 dicembre. Ripartiamo con la nostra iniziativa del cinema d'autore che ha sempre avuto un riscontro più che positivo da parte del nostro pubblico. Per questa rassegna ci siamo basati su titoli che trattano fatti realmente accaduti e grandi personalità. Ci sarà il film su Pablo Neruda, su Pablo Escobar, un altro titolo importante è L'uomo che vide l'infinito, che parla di questo famosissimo matematico che ha cambiato il modo da parte degli scienziati di vedere l'universo. Non avevo completato la dimostrazione, come lo sapeva? Lo so e basta. Non può usare un trucco del genere durante la mia lezione, se ne vada! Non mancheranno sicuramente dei titoli che trattano di rapporti fra genitori e figli. Infatti uno di questi titoli è Julieta di Almodóvar e Un padre e una figlia. A settembre va a fare l'università in Inghilterra. Gli altri titoli in cartellone sono Il piano di Maggie di Rebecca Miller, Il clan di Pablo Trapero, Franz di François Ozon e Villa triste di Fabrizio Favilli, che giovedì 6 ottobre aprirà proprio la rassegna al Nello Santi. È un film non della grande distribuzione, ma è un film che viene da una piccola casa di produzione di Firenze, l'Astrofilm. È un film che è stato girato da un regista fiorentino che si chiama Fabrizio Favilli e parla di un fatto della storia che ben pochi conoscono. Queste ville tristi sono delle ville che nacquero a fine della Seconda Guerra Mondiale, nella quale, costituite dai nazifascisti, nella quale venivano torturati i partigiani. È un film molto interessante. In Villa Triste tutte le scene sono state ricostruite nei minimi particolari, come erano appunto a quell'epoca e girate negli stessi luoghi. Per l'occasione avremo con noi prima del film l'intervento direttamente del regista Fabrizio Favilli e di uno degli attori del film, che è Antonio Codrin. La presentazione sarà alle ore 21, mentre l'inizio del film è come al solito alle ore 21:30.